There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me. Oh, sono qui con Nora Ramsey e la piccola Santina e Suor Lucia. Questi sono tutti i bambini dell'orfanatrofio che vogliamo aiutare, dove appunto Santina, Ramsey e Nora sono ora accolti e curati dalle nostre suore. È stato bruciato nel mese di dicembre il loro dormitorio e hanno bisogno che questo dormitorio sia ricostruito. Allora io, non c'è Suor Nadia, ma tu lo dirai a Suor Nadia, ufficialmente a nome di Fondazione Santina voglio promettere che vi daremo 15.000 euro per ricostruire questo dormitorio, a patto che lo terminiate in questo anno. Do la parola a Suor Lucia, che vi dice qualcosa anche lei a nome di tutti questi bambini. Buonasera, io sono Suor Lucia e qua abbiamo l'orfanotrofio di Santa Susanna, che è stato fondato in 2008 e fino adesso abbiamo curato tanti bambini. Di solito curiamo i bambini che da 2 giorni o anche 1 giorno fino a 18, quando fino loro finiscono collegio o università. E adesso abbiamo 150 o di più bambini, perché c'è qualcuno che fa scuola secondaria, università e... Come prima diceva Suor Lucia, che dobbiamo ricostruire, è stato tutto bruciato. Vogliamo dare 15.000 euro, ma questi 15.000 euro a patto che si possa in qualche modo ricostruire questo in questo anno. Anche a nome di Nora, di Ramsey e di Santina vi mandiamo un grande saluto. Jumbo, Jumbo. Carissimi amici di Santina, sono qui con la mitica Piera, che è la responsabile di questo bellissimo orfanotrofio. Guardate dietro i bambini che stanno vedendo. Piera, vogliamo aiutarla, adesso tra poco con la Suor Nadia vi diremo come, però vorrei che lei mi dicesse una parola, perché è una donna meravigliosa che mi ha fatto innamorare anche in questo posto. Felice e voglio anche presentarvi Mary, che è l'altra colonna della nostra, di questo bellissimo orfanotrofio. Responsabile quando non ci sono. Tutti questi piccolini, guardate, sono ordinati, hanno una vita, cominciano alle 5 la mattina, alle 5 e mezza la colazione, poi i più grandi, i più piccoli si svegliano invece alle 5 e mezza, tutti insieme fanno la colazione alle 6 e mezza, Santina si sveglia alle 7, poi vanno a scuola, tornano per mezzogiorno, riposano 2 ore e li lavano il pomeriggio e la mattina, 2 volte al giorno fanno la doccia, questa è una cosa importantissima qui, sono puliti,
sono curati, poi vanno a cena e dopo cena un po' di compiti fino alle 9. Quindi un orario ogni giorno, sono puliti, sono ben seguiti e hanno anche la possibilità di essere qui veramente in una comunità di bambini. Quindi di sicuro questo luogo è un luogo bellissimo per le condizioni di miseria in cui noi viviamo. Vengo da una settimana in mezzo alle capanne, senza latrine, senza niente, qui ci sono bagni, acqua corrente, si lavano 2 volte al giorno, sono puliti, sono tutti con i capelli rasati a zero per igiene, l'igiene è il primo punto e poi la sera c'è preghiera, mezz'ora di preghiera, vi è il rosario, vi è davvero il modo con il quale questi bambini possono avere una vita ordinata, spirituale e regolare. Finisco di farvi fare il giro perché è molto bello, vedete? Perché sono tutti bambini orfani. E vediamo questa parte ancora, venite. E arriviamo a una bambina bellissima che porta quel vestitino colorato che è la Santina. Adesso qua.